Bentrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, che dunque, come promesso, apriamo con la Lucchese, con le immagini della vittoria sul campo del Romagna Centro per 1-0. Il racconto di Guido Casotti. Passaggio a destra per la Lucchese sulla via della promozione in Lega Pro. Cesena e Lucca in linea d'aria distano solo 150 km, molti di più sulla strada che però non spaventa i tifosi rossoneri, oltre 200 sistemati in curva nord. È il monumentale catino del Dino Manuzzi dove trasuda la storia di tempi gloriosi ad ospitare il big match della 19ª giornata. Pagliuca fa le sue scelte, Gialdini a centrocampo e Chianese avanzato alla tre quarti alle spalle di Caboni e Pecchioli, in panca Tarantino e De Luca. Rosadini e Russo dialogano fitto fitto, per la serie il mercato non finisce mai. Meglio Romagna in avvio, anche il tiro in diagonale di Torelli, acquisto dell'ultima ora, è strozzato, ma il Romagna dimostra di essere squadra viva. Primo sussulto dei rossoneri col tiro dalla distanza di Gialdini, buono il suo approccio, Semprini blocca in due tempi ma non sembra sicurissimo. Al quarto d'ora ci vuole un grande Casapieri che vola sul gran tiro di Nicolini, tutto molto bello. Problemi per Nolè, costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Floris, brutta perdita per Pagliuca. Arrigoni gira di testa alle spalle di Casapieri, ma la rete viene annullata per fuorigioco tra le proteste dei romagnoli. Bello il cross dalla destra di Petrini, Semprini perde palla, ma Floris non ne approfitta colpendo l'esterno della rete. Il tempo si chiude con un tentativo centrale di Carnesecchi che Casapieri blocca ben appostato. Questo Romagna Centro è avversario scorbutico e tosto. Nel secondo tempo gara ancora equilibrata, alto un tentativo di Aliboni su appoggio dell'ottimo Caboni. Occasionissima poco più tardi, scocca il quarto d'ora, Caboni serve Pecchioli nello spazio, ma il tiro del giovane centravanti finisce addosso a Semprini in angolo. Sul corner svetta Aliboni di testa e il pallone esce di un soffio. Si accendono mischie paurose in area della Lucchese, un buon momento per i romagnoli che collezionano angoli. Ricco Bono per Pecchioli al 22esimo e qualche istante più tardi Chiese in 10 per l'espulsione di Gialdini, che entra così in modo scomposto e in ritardo. Ora si fa dura, ma anche Romagna qualche minuto più tardi resta in 10 per l'espulsione di Lombardini, il capitano, doppio giallo. Al 35esimo annullata una rete di testa da Liboni per fuorigioco. Il finale a dir poco palpitante, al 46esimo la Lucchese passa in vantaggio, la rete di Ricco Bono che di testa batte Semprini dopo un tentativo in rovesciata di Caboni. La Lucchese spugna così il Manuzzi, in camera 3 punti pesantissimi e resta nella scia della Correggese Corsara a Forcoli. Ora si può dire, la lotta per la Lega Pro è una questione a due. E vi ricordo per maggiori approfondimenti l'appuntamento alle 21:15 con dopopartita, immagini, risultati, classifiche e tante interviste proprio da Romagna Centro Lucchese. Vediamo adesso tutti i risultati di questa giornata di Serie D, anche se più importanti li abbiamo già detti, la vittoria della Lucchese e quello della Correggese sul Forcoli, 19ª giornata, Montichieri-Mezzolara 1-1, Camaiore-Massese 0-2, Clodiense-Palazzolo 4-0, Forcoli-Correggese 0-3, Formigine-Fortis-Juve 1-3, Imolese-Virtus-Castelfranco 0-0, Riccione-Abano Terme non è stata disputata, Riccione non si è presentato, Romagna-Centro-Lucchese 0-1, San Colombano Fidenza 0-0, classifica Correggese in testa quota 45, Lucchese 43, Fortis Juve 36, Abano Terme e Romagna Centro, così come il Mezzolara a quota 35. Nella parte bassa della classifica Camaiore 16, Palazzolo 16, Riccione 10, Forcoli 3. Partita in trasferta anche per il Viareggio sul campo della Nocerina, purtroppo non è andata bene, sconfitta per 1-0, ma Viareggio che può davvero recriminare. Vediamo il servizio curato da Roy Lepore. Sconfitta beffa del Viareggio al San Francesco di Nocera Inferiore, dove esce sconfitto immeritatamente 1-0, il gol a partita del padrone di casa porta la firma di Cremaschi, subentrato nella ripresa, gol al 27esimo del secondo tempo. Viareggio con le novità in campo di Della Latta al posto di Gelevini e di Benedetti al posto di Rosafio, poi il Viareggio finirà addirittura con tre punte con Vannucchi dietro le punte. Al 12esimo di testa è Danti con Gazzoli, davvero molto bravo nella deviazione di istinto in calcio d'angolo. Al 14esimo è Pizza, come detto, che colpisce il pallone di testa su cross di Della Latta. Al 28esimo è Romeo che va vicinissimo al gol para Esposito, davvero uno dei migliori, il portierino della formazione locale. Al 39esimo Benedetti prima e poi Vannucchi dopo sfiorano ancora il vantaggio, che però non arriva. Nella ripresa dopo 3 minuti ed evacuo che di testa impegna Gazzoli ad una
davvero parata a miracolo. All'undicesimo Danti di testa mette alto, al ventesimo Evanucchi si vede addirittura tre avversari, lascia partire un bolide nella limite dell'area che si stampa sulla traversa. Al ventisettesimo è Cremaschi, come detto, che realizza il gol della vittoria del padrone di casa, si gira molto bene in mezzo all'area, lascia sul posto Gerevini e i difensori della Viareggio e vince quindi la partita. La Nocerina probabilmente alla vigilia non si aspettava un risultato del genere. Al 46esimo dei minuti di recupero il Viareggio con De Vena ha l'opportunità di pareggiare, ma il portiere ancora una volta distinto respinge con i piedi. Allora facciamo il punto sul campionato di prima divisione, andiamo a vedere tutti i risultati di questa 19esima giornata. Barletta Ascoli 1-0, Benevento Grosseto 3-2, Catanzaro Prato 0-0, Frosinone Pisa 1-0, Gubbio Perugia 0-5, L'Aquila Lecce 0-1, Nocerina Viareggio 1-0, Pontedera Paganese 1-1, riposava la Salernitana. Classifica con il Perugia in testa, quota 38, Frosinone 36, Catanzaro 30, Lecce 30, Benevento 28, così come l'Aquila, Pisa quota 27. Nella parte bassa troviamo Viareggio 17, Barletta 14, Ascoli e Nocerina 12, chiude la Paganese con 10 punti. A proposito di risultati, andiamo a vedere allora tutti i risultati anche del calcio dilettanti, eccellenza e promozione, cominciamo proprio dal campionato di eccellenza, possiamo vedere la grafica di questa 17esima giornata. Castel Fiorentino Monsummano 0-0, Givi Borgo Lamari 0-1, Ponzacco Pietrasanta Marina 2-1, Quarrata Cenaia 2-0, Rosignano Larcianese 0-0, San Marco Castelnuovo 3-3, Urbino Taccola Pescio Zanese 2-2, riposava il Pro Livorno in testa al Ponzacco a quota 43, Pietrasanta 36, Castelnuovo 34, Larcianese 28, Urbino Taccola 24, poi via via tutte le altre. Per quanto riguarda le lucchesi, Lamari 22, Givi Borgo 21, chiude il San Marco Avenza a quota 9 punti. Allora vediamo anche i risultati della giornata di promozione, anche in questo caso 17esima giornata. Lampo Signa 4-2, Lunigiana Real Cerretese 0-0, Marina La Portuale Bagni di Lucca 3-0, Real Forte Querceta San Miniato 3-0, Sagginale Montecatini 4-1, Seravezza Vicchio 6-0, Vaianese Maliseti 0-0, Zenit Audax Montelupo 2-0. Classifica con in testa La Portuale 36, Real Forte Querceta e Lampo 30, Bagni di Lucca 29, Seravezza 28 e poi tutte le altre. Troviamo nella parte finale della classifica Signa 15, Montelupo 8, Vicchio 1 punto. Adesso parliamo di basket, cominciamo dal basket maschile. Questo pomeriggio al Pala Tagliate il ritorno dell'Arcantea contro Ferrara, biancorossi che hanno ottenuto un'importante vittoria 65-55 il finale. Da segnalare la grande prestazione di Parente con 24 punti, Deloach a 16, partita diciamo così sempre combattuta ma con la Pallacanestro Lucca che sin dall'inizio è andata avanti e poi ha saputo sempre amministrare il vantaggio. È andata male invece alle Mura Lucca, e parliamo del campionato femminile di A1 sul terreno dell'Umbertide, sconfitta nettamente le Mura, che dunque ha collezionato la seconda sconfitta consecutiva. E adesso l'hockey, anche la prima giornata del girone di andata di Serie A1 conferma la forza dell'Alimac Forte dei Marmi, rossoblù che hanno vinto 7-3 sul campo del Sarzana, sconfitta del CGC Viareggio e anche dell'SPV. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati di questa 14esima giornata. Bassano SPV 7-0, CGC Breganze 4-5, Trissino Matera 7-4, Sarzana Forte dei Marmi 3-7, Follonica Giovinazzo 6-5, Lodi Prato 2-3, Correggio Valdagno 5-13. Fra l'altro sabato prossimo torneranno le coppe europee. Classifica: Forte dei Marmi 35, Breganze 31, CGC Valdagno e Bassano 27, Follonica 24. Troviamo l'SPV ancora all'ultimo posto a quota 3 insieme al Correggio. L'Atletica, una grande Virtus Casa di Risparmio di Lucca, nei vari debutti stagionali in programma questa domenica. Colle Valdelsa debutto
vincente maglia bianco-celeste di Gianluca Picchiottino sugli 8 km di marcia con 38,22 a Filecchio nel Grand Prix di Cross, ottimo quarto posto assoluto di Said Etakhi, anch'egli al debutto con la maglia della Virtus, da segnalare l'argento a sorpresa tra le cadette di Viola Cima. Chiudiamo con una pallavolo perché dopo la lunga sosta natalizia di 3 settimane tornava la B2 femminile, tutto come previsto. Nell'undicesima giornata vince la Nottolini Capannori 3-0 contro il Lampo, perde il Delta Luc sul campo della Ternana. Nottolini che rimane al primo posto insieme ad Orvieto, mentre il Delta occupa l'ultima mesta posizione insieme al Marciano. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi, pubblicità e poi terza parte del telegiornale.